Oggi Marco Dallari legge Con gli occhi di Mirò di Paola Franceschini, grafica di Gloria Fabris, arte bambini, Bazzano. Ero seduto al mio bar preferito. «Ecco il tuo solito, Ernesto», mi dice Piero, portandomi il suo ottimo caffè. Qui, per tutti, sono Henry, pittore surreale e sognatore, appassionato ammiratore di Miró. Inizio a disegnare sul mio taccuino quando distrattamente la tazzina mi sfugge di mano e splash! Sul foglio bianco un'enorme macchia. Ho pensato, Miró saprebbe cosa fare. Sapevo tutto di lui. Gli bastava un'emozione, anche piccola, e la sua immaginazione si metteva in moto. Una macchia sul muro, un filo che usciva dalla tela, un granello di polvere. Ogni cosa ne faceva nascere un'altra e poi un'altra. Ricordavo i suoi quadri, anche se non li avevo mai visti dal vero. Un'esplosione di colore, allegria e solarità. Come mai partiva spesso da una macchia? È arrivato il momento di svelare il mistero. Parto per Barcellona, vedrò i suoi quadri, le ceramiche, le sculture, gli arazzi e le opere di Gaudì che Miró adorava. E così eccomi alla Fondazione Miró. Sto girando per le stanze del grande museo quando per poco non svengo. Davanti a me c'è il dipinto La stella del mattino. Quel personaggio mi somiglia tantissimo e in un attimo sono con lui, dentro il quadro. Io e la stella del mattino, come fa a sapere, Miró, che mi sveglio prestissimo al mattino per guardare la mia stella? Non riesco più a frenare la mia curiosità, devo fare qualcosa e mi metto in viaggio per andare a conoscere i suoi amici. A Montreux incontro Artigas. Quando eravamo bambini, mi dice, facevamo lunghe passeggiate nella campagna catalana. Miró passava qui le sue vacanze e ci tornava quando poteva per ritrovare le sue radici. Mi raccontava della sua infanzia, ricorda Artigas. Il papà era un orologiaio e anche la vita di Miró sembrava un orologio. Finché un giorno si tuffò nel colore. Adorava la terra, si sentiva come un insetto con le antenne ben tese, ronzava intorno a ogni cosa, sempre sospinto verso nuove scoperte. Barcellona e Montreux gli andarono presto strette. Per questo andò a Parigi. Era il 1920. Vai da Paul. Lui ti parlerà di quel periodo. Ho conosciuto Miró tanto tempo fa, dice Paul. Andavo con mio padre nel suo atelier in Rue Blomet. Non gli piaceva essere osservato mentre dipingeva. Era molto riservato. Parigi incantò Miró come un bacio sulle labbra. Conobbe Picasso, il Louvre, il movimento Dada, il surrealismo e soprattutto scoprì la poesia.
Nel surrealismo, Miró trovò una libertà che non conosceva. Ora poteva intrecciare la realtà col sogno, la poesia con la pittura, i colori con la musica, creare immagini che avrebbero sparso i loro semi nel futuro. La poesia entrò presto nei titoli dei quadri. Ascolta. L'ala della lodola, circondata dal blu dell'oro, si riunisce al cuore del papavero che dorme sul prato, adorno di diamanti. Il titolo poteva nascere molto tempo dopo che il dipinto era finito. Poi questo sogno si interruppe. Due grandi avvenimenti sconvolsero l'armonia della sua vita: la guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale. Voleva assassinare la pittura. Dipinse sui materiali più strani. Le forme dei suoi personaggi si trasformarono in mostri. Tutto il suo essere era invaso da una tensione violenta e si ribellava a ciò che vedeva e sentiva. Solo la musica e le stelle davano pace alla sua anima. Un amico gli prestò una casa in Normandia per sfuggire alla guerra. Lì trovò un'energia nuova, tenera, delicata. La pittura era il suo modo di cambiare le cose, di cambiare la vita. Nacque la serie delle costellazioni. Vai a Maiorca. È lì che Miró realizzò il suo più grande sogno. La mia amica Pilar te ne parlerà. Di Miró mi hanno colpito subito gli occhi, dice Pilar. Miró significa colui che guarda. Dentro di lui c'era come un fuoco. Dai suoi occhi uscivano scintille. Pensa che un giorno mi ha detto: nella ceramica trovo cose che non trovo nella pittura. Mi attira la lotta dell'uomo con la terra e con il fuoco. Il fuoco e io. Chi comanda qui? Le sue sculture nascevano dai tesori che teneva custoditi nello studio. Bottiglie, pezzi di legno, tronchi, scheletri di animali, ferri, pietre, cartoni, carte e tanti oggetti dei suoi amici artigiani. Un giorno fece una scultura che si chiamava L'orologio del vento. L'ha creata quando aveva 74 anni. Un orologio che non funzionava con gli ingranaggi come quelli del padre, ma con le emozioni. Così ha continuato a provare, a sperimentare e a ricercare. A Palma de Mallorca il sogno di una vita diventò realtà, un laboratorio tutto suo. Lì poteva far crescere pian piano le idee come un giardiniere. Potava, irrigava, seminava. Aspettava il tempo giusto per ogni cosa. Ascoltava le parole silenziose delle cose. Ha scoperto l'incisione e la tessitura, ha conosciuto artisti, poeti e scrittori dagli Stati Uniti al Giappone. È stato uno scambio reciproco, un'avventura straordinaria. Fino a 90 anni non ha mai smesso di restare incantato davanti a uno spicchio di luna, alla luce del sole, al bagliore delle fabbriche, al mondo visto da un aeroplano. Per colorare usava le dita, il pugno, camminava a piedi nudi sulla tela appoggiata per terra, lavorava anche a pancia in giù, si sporcava di colore la faccia, i capelli e il grembiule da lavoro diventava un vero quadro. In effetti, dico ridendo a Pilar, sono arrivato fin qui per questo, grazie a una macchia di caffè. D'un tratto non voglio più svelare nessun mistero.
sento solo, fortissimo, prepotente, insopprimibile, il desiderio di dipingere! Thank you.